y con más penas, con más penas me levanto. No meu peito já me ficou. O jeito de te querer tanto, desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim. Questa è Piazza della Repubblica e la chiesa è dedicata a San Giovanni Battista. Questo azulejo raffigura la finestra vista ieri alla fortezza. Questo infine è lo splendido hotel Dos Templarios dove abbiamo preso alloggio, purtroppo per una sola notte. La vacanza sta per terminare. Sono quasi le 8 del mattino e tra poco riprenderemo le nostre due migra per affrontare l'ultima tappa di viaggio di circa 130 km
che ci porterà da Tomar fino all'aeroporto di Lisbona. Mentre scorrono le immagini della stanza che abbiamo occupato questa notte, seguite poi da quelle relative a tutto il complesso alberghiero, desidero aggiungere ancora due cose. La prima è che, arrivati all'aeroporto di Lisbona e riconsegnate le due migra, abbiamo avuto l'amara sorpresa di scoprire che il volo per Milano, che avrebbero dovuto prendere Luisa e Nadia, era stato soppresso. Così Nadia si è rassegnata a prendere un volo successivo e coraggiosamente a viaggiare per la prima volta da sola in aereo, mentre Luisa, per esigenze di collegamenti con Torino, è stata costretta a prendere l'aereo per Roma, viaggiando con noi romani, per poi utilizzare un volo interno e raggiungere Torino in nottata. La seconda cosa che ci tengo a dire, a conclusione di questo filmato, il cui montaggio ha richiesto circa un mese ed è terminato alla fine di maggio 2005, è che la gita in Portogallo è stato l'ultimo viaggio organizzato dalla Gnobi Tour, a cui abbia preso parte tutto il gruppo storico. La terribile vicenda che ha colpito la Gnoma appena un mese dopo la conclusione di questa gita non ha più consentito il ripetersi di una vacanza al gran completo. Nel ringraziare i nostri amici e compagni di viaggio per la vicinanza e il sostegno psicologico che ci hanno saputo offrire con affetto in quei difficili momenti e nei mesi successivi, io e la Gnoma esprimiamo l'augurio che ci possa essere ancora l'occasione, in futuro, di trascorrere lietamente una vacanza assieme, anche per risollevare le sorti economiche della Gnobi Tour, che non ha più le laute fonti di guadagno del passato e rischia il fallimento. Ma guardo, tão frio como as neves do caminho. Que choro uma saudade, ou canta ansiedade de quem tem por amor chorado. Dirão que isto é fatal, é natural, mas é Lisboeta, isto é que é o fado. Abbiamo appena acquistato l'abbonamento giornaliero sui mezzi pubblici e ci apprestiamo a sfruttarlo. Riprendiamo i nostri abbonamenti e saliamo sul mitico tram numero 28 che attraversa Lisbona da un capo all'altro, con un itinerario affascinante, fatto di continui saliscendi lungo i ripidi sette colli che, al pari di Roma, contraddistinguono la capitale portoghese. Ecco un simbolo che bene si attaglia alla Gnoma, che è così vulcanica, guarda, con un cannone dietro. Questa capita vulcanica, che belle tutti. La Gnoma e Silvana si sottopongono qui a un rito, allora, di credenza popolare che consiste nello strofinare la zampa di questo leone per augurarsi una buona salute. La Gnoma evidentemente l'ha fatto con poca convinzione. Sono dalle porticine che fai fatica. Senti che profumo. Sì.
con una straordinaria composizione di stili architettonici. Ho potuto riprendere solo l'esterno perché all'interno sono vietate sia le macchine fotografiche che le videocamere. Davanti al castello delle fate, una gnoma ci sta proprio bene. Oh, ma se pensi sempre al porto. Siamo letto lì. Perché l'ho letto lì. Croce dell'Ordine di Cristo, corde, perle, guci di conchiglie e fiori esotici. Mi risulta uno dei più riusciti e raffinati esempi di fusione tra arte gotica e manuelina. Adesso qui va bene, vieni a vedere quella quale? Quella da Vita Paolo. Gnoma, ripeti, perché non avevo acceso prima la telecamera. Quella lì non riprendala, che è pornografica. Ah, ecco. E beati siamo coloro che cammineranno in pace. Eccoci! Arrivati! Restano qui alla fonda per essere fotografati dai turisti. Anche la gnoma e la Nadia non si sottraggono al rito collettivo. Thank you.